Come inizia la stagione? La stagione è iniziata meglio che l'anno scorso, praticamente c'è il mare che fa un po' tribolare, però è migliore e il tempo ci viene a favore. Il mare sta dando più cose, sta dando più frutti, più novità, più cose moderne. Come inizia la stagione? Il mio modo di vedere è molto bene, cioè l'opposto dall'anno scorso. L'anno scorso aveva tribolato sia per il tempo e sia anche per la scarsità di clienti, quest'anno sembra un'annata positiva, però è presto per dare giudizi. La gente è soddisfatta? Io credo molto. D'altronde sarebbe giusto che interpellate loro. E delle nuove attrezzature sulla spiaggia? Dipende quale lei allude, perché ipotesi... La sauna, l'idromassaggio, beach volley. E allora, beach volley va benissimo, molti giochi, salti, vede, giostrine, vanno benissimo. A mio modo di vedere, non perché non le ho messe, che sarò costretto a metterle anch'io, l'idromassaggio, a sentire dalla gente, non incontra per il semplice motivo che l'acqua è pur filtrata, è riciclata, è sempre quella, e allora la gente ha paura. E... Oltre? Sì, mi senti? Oltre al gioco e le bocce sulla... Poi in acqua. Molto simpatico. Fa molto caldo e la gente si sdraia al sole, cosa ne pensa? Mi sembra una cosa naturale. Non è un controsenso? Direi proprio di no. Come si sta sotto il sole? Si sta bene, molto bene. Cosa usa per proteggersi? Dipende, solari, vari, oli, tutti i generi, tutti i tipi. Dipende da quanto sono abbronzata, all'inizio più con più protezione. Che ne pensa delle vendite sulla spiaggia? Sono contrario alle vendite sulla spiaggia. Conviene, non conviene? Non so se convengo o meno, comunque io non ho mai, diciamo, non ho mai comprato. Io sono permissivo, ognuno fa quello che gli pare, chiaramente. Però io sono contrario, non sono un commerciante qua, io sono di Milano, quindi non... Perché abbiamo visto parecchia gente che acquista. Molta gente, addirittura pensi che adesso, senza parlare del più e del meno, io ho sentito della gente chiedere ai vigili urbani a che ora andavano via la mattina, perché tutte le mattine loro praticamente non lavorano mai. E hanno chiesto a che ora ve ne andate, che vorremmo fare delle spese qua, hai capito, per dire. Con gli stessi vigili urbani, delle signore di una certa età, diciamo. Sono in tanti, vuol dire quindi che hanno dei vantaggi, hanno del lavoro, se no non verrebbero qua a esporre la loro mercanzia. Poi sai, una cosa palliativa, occorre una cosa radicale, cioè o essere permissivi al massimo, cioè facendoli, oppure non venire una mattina, un pomeriggio, una cosa, proprio o farli lavorare tutti oppure troncare di netto, io la penso così, perché non, ormai non se ne può più. Comunque se lei viene, se capita qua una mattina, alla mattina la spiaggia sembra più grande due volte, come minimo. Via, gli facciamo fare, almeno farli entrare. Per me è giusto che vendano anche loro qualcosa. Ma conviene? Conviene. Perché le piccole cose che si prendono qua sono cose, insomma, è per un aiuto, più che altro è un aiuto che ci diamo a loro. No, perché abbiamo sentito che tanta gente si lamenta. Di queste cose? No, io non ho sentito niente. Di che cosa si lamentano? Si lamentano perché sulla spiaggia ci dicono praticamente che c'è troppo spazio per queste persone. Per loro? No. Io non ho niente contro di loro. Andare a rubare. Devo andare a rubare. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Però io vi dico una cosa, mi sbaglierò. Lei no, dice sta intervistando, però deve dire ai negozianti che sono loro che hanno mandato
direi a lei e come mandano i vigili. Questi qui si guadagnano il pane con sudore, come i nostri genitori sono andati, cioè all'inizio del secolo scorso sono andati all'estero sotto le miniere a guadagnarsi il pane, e oggi è ora che anche noi gli diamo una mano. È giusto che lavorino, però non pagano nemmeno le tasse. E non pagano le tasse, povere, con quei 4 soldi che guadagno come devono pagare le tasse? Però io gli devo dire una cosa, questo orologio che il signore lo vende 5.000 lire, se ci guadagna a farla grande 50 euro, vadene nel negozio a vedere quanto guadagnano, 70-80 mila lire su. Io, mio figlio vende gli occhiali, lui è ottico, la migliore montatura, lei mi deve credere sul bene della famiglia, la migliore montatura non supera le 100.000 lire, e glielo dico, mio figlio si prende 300.000 lire la montatura. Guarda com'è onesto. Vabbè, la ringrazio. Prego. Come sono queste palestre, queste attrezzature sportive? Beh, diciamo che non sono un atleta, sto facendo un po' per diletto, per impegnare un po' il tempo, ma non sono in grado di giudicare l'attrezzatura sportiva, ma per un uso dilettantistico, per passare un po' di una mezz'oretta e sprecare un po' di calorie che si accumulano, fanno bene. Questi sono i nuovi attrezzi che hanno messo sulla spiaggia. Questa dovrebbe essere una palestra. Questa è un'altra palestra e come vediamo anche qui non c'è nessuno. Ti rilassa in spiaggia? Io mi rilasso moltissimo. Come? Leggo, soprattutto quando sono in vacanza. È proprio perché mi rilasso, durante la settimana non riesco a leggere tranquilla, lavorando. Che ne pensi di questo caldo? Penso che questo caldo... Dai, penso che questo caldo... Madonna, fa caldo. Ma come ti rinfreschi tu sulla spiaggia? Eh? Come ti rinfreschi? Ah, l'unica cosa facendo un bagno? Penso di sì, perché secondo me c'è per tutte le età, da bambino piccolo fino a anziano, perché c'è ginnastica la mattina, c'è acqua gym, c'è mini club, c'è i tornei, facciamo le tombolate, facciamo le feste la sera, insomma più di così. Chi sta vincendo? Ce francese.